ti sei più belli di lui. Tira peli sull'occhio, sennò ti si vede. Ecco. Vabbè, io di là. E sfotti, senti. Devi farlo, farlo magari di mezz'ora. Ma qua dove si va? Non si vede, non si vede. Vedi tre tutti, eh? Sì, vero, vero. C'è più pelato, lo so. C'è più pelato. C'è più pelato. C'è più pelato. No. Sei classico. Ma poi me ne devo fare. Ma che tuo mondo c'è? Ora c'è gli alieni lì. Poi ha messo gli studi di psicologia, e non mi disse a me, se trovavo un ragazzo, no, ma dove Silenzioso, una cosa, eh! Troppo lì, lui è...
miseria, la miseria di casa già assinata proprio. Salute! Arriviamo! Ma te ti devi mettere i ginocchioli da pivelli di dietro? Piccolo, girati! Vengo, vengo! Vedi sull'occhio già! Guarditino, guarda l'orditino! Guarda l'occhio, guarda l'occhio! Tu già li fai, ci siamo? Sì! Allora c'è una stanzoncina vicino a Livorno. Arriva una signora, un bimbo per la mano. Capostazione, mi dice per favore a che ora parte il treno per Livorno? 20 minuti, grazie per l'uomo. E va. Un po' di giorno sempre il bimbo. Capostazione, a che ora parte il treno per Livorno? Niente, l'ho detto sino a 20 minuti, grazie per l'uomo. Torna al bimbo, capostazione, ma questo treno per Livorno quando parte? Gliel'ho detto, signora, partiva fra 20 minuti, parte fra un quarto d'ora, capito? Per l'uomo ci scambi tanto, io ho capito, e il bimbo si deve sentire anche. C'è due mesi contano. Paola diceo, hai sentito? La figliola di Maria si è fidanzata con un nobile, con un marchese. Oggi mi viene a fare la festa in casa. Io cavolo fa quell'altra. Ma con bruttina, e si è fidanzata con un nobile? Oh, te c'ha le finestre danno nel cortile, ti vengo in casa, oggi vengo a vedere. Vieni, vieni, diavolo. Ma che pomeriggio si mette là. Arriva un ottimo milione a lunga semestre. Io cavolo, guarda lì. Che popò di macchina scende un bel ragazzo, forte, capita? Mamma mia, guarda lì che bel bimba, avessi barcando meno, mi ci butterei a pescio! Oh scema, ne fa quell'altra vedere l'autista! Infatti questi fa girare la macchina, apre lo sportello, sorte il bigliettino la mangia. Sarmi da un sacco il numarchese, ma quello non ha nemmeno sangue dal naso, te lo vedo io! Arnara! L'hai saputo? Oh! Io caro, ma cosa c'hai Bernacca a causa? Cosa c'è un vino a Bernacca? Beh, e far vuoto te c'è il spacca le fiate, far vuoto io e ne acqua ghiaiate. Oh, scema di far quella di sotto. Prima di far vuoto te scopri il tuo marito, gliela guanti e lo lasci andare. Se va a destra te lava perché c'è il sole, se va a sinistra lava perché piove, e se rimane dritto e allora si va a cuffia al vuoto. No, non ho detto, no, fai un pezzettino della parte bella che fai. No, si può. No, un ceo, non si può. Puoi fare la roba con il bianco la giusta. Ma non lo puoi fare. Ma che la chiusa che ce li fa? Ma devi fare il verso della lingua. Ma non posso fare il verso della lingua? La chiusa era la giusta. Ma mi scoccia di quella convetta di fa, Montecatte ti fa, ma c'è l'anno, reggiano, ce l'hai sei bella? Dice lui, no, l'ho finito, non sapeva di scemo. Non si può fare un pezzino. Lo so, ma lui ti può fare. Deve fare un pezzetto di qualche cosa. No, allora, per farlo bene, bisogna che ci abbia tutta l'attrezzatura. Perché vestito sì con la cravatta, ti metto a qua con qui, c'ha di po', è come l'arrotto, ci sono troppi bene, caro mio, c'ha di po'. Io ho sempre detto alla mia bimba, bimba l'uomini ci pigliano anche per la gola, lei l'ha potuto prendere da un'altra parte in barca, però vanno presi per la gola, con l'arrotto. Bello drogato, e lui quando l'affetta lo manda bello piccioso, e poi è...